Radio Studio Blu presenta Pop Box con Giuseppe Spataro. Stare a casa. Stare a casa ora è cosa. Una cosa vantaggiosa, di buon senso. Non è allarme esagerato, non lo penso. Neanche un po'. È un'urgenza, è premurosa. Si prende ciò che potrà contagiare due simili che in breve saranno quattro. E quattr'otto giusto poi, fino al disastro.
Stando a casa, questo si potrà evitare. Non l'avresti detto mai, eppure è chiaro. Sta accadendo un'occorrenza inopinata e l'umanità è sorpresa e affannata. Nel progresso si sentiva al riparo ed invece, eccoci qua, distrutti e arresi, vulnerabili, colpiti, smascherati, messi a parte quattro poveri indignati. Non pensiamo più ci sia malintesi. Stare a casa ora è cosa. Immaginate una scatola piena di colori, di libri, di strumenti musicali, di quadri e statue. Immaginate di aprirla e sentirne l'odore, l'essenza. Questa è la scatola di Pop Box. Buonasera a tutti quanti, ciao ragazzi. Allora, volevo iniziare con questo piccolo omaggio, stare a casa, dal testo di Cristiano Godrano, ovvero il cantante dei Marlene Kunz, perché era un qualcosa appunto che sentivo dentro e che vi dovevo esporre, assolutamente. Quindi quale migliore occasione di Pop Box, la scatola dell'arte. Detto ciò, oggi puntata ricca, perché farò qualche recensione appunto su un libro anch'esso molto, insomma, che ha un bel significato al suo interno. E poi ovviamente avremo Elia Rosa Film Production, quindi questa casa di produzione cinematografica. Parleremo sia con Elia che con Erika, qui ovviamente su Pop Box, la scatola dell'arte. Insomma, una puntata molto ricca, già mi sto attrezzando per quanto riguarda ovviamente anche la musica, perché vi voglio fare ascoltare immediatamente qualcosa di molto 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 carino. Ci ascoltiamo i Malbianco, ragazzi, quindi i ragazzi, i nostri carissimi amici dei Malbianco, con 3CJ. Ovviamente questi erano i Malbianco, i nostri carissimi amici, però vi voglio assolutamente parlare di un libro molto interessante. È di letteratura statunitense che parlo. Il libro in questione si chiama Il sale della terra, edizione Feltrinelli, di Janine Cummins. Di che cosa parla? Parla di una famiglia ad Acapulco, quindi in Messico, che viene presa, in poche parole, cioè gli casca il mondo addosso. Perché? Perché intanto la protagonista, ovvero Lydia,
una ragazza, anch'essa ovviamente messicana, vive all'interno di un nucleo familiare insieme a suo marito che fa il giornalista, lei fa la bibliotecaria, e il loro piccolo figlioletto Luca. La loro vita verrà sconvolta quando in una cena di compleanno dei terroristi entreranno appunto all'interno insomma di questa stanza e uccideranno gran parte dei presenti, compreso ovviamente anche il marito di Lidia. Da lì ovviamente una decisione insomma presa repentinamente, ovvero quella di andare via dal Messico, si trasformerà in un vero e proprio viaggio, insomma con parecchie vicissitudini. Lo consiglio ovviamente se avete anche insomma lo stato d'animo adatto per leggere un libro del genere, perché questa è una cosa che sottolineo sempre: non tutti i libri comunque sono adatti a determinati stati d'animo, bisogna anche trovarsi insomma il mood necessario, quello giusto per poter leggere un libro. Detto ciò, io ve lo consiglio, la scrittura è abbastanza scorrevole, è stata addirittura criticata Janine Cummins, perché da autrice statunitense qual è stata criticata dai mass media messicani, perché molti dei mass media messicani pensavano che non potesse raccontare vicissitudini riguardanti ovviamente la vita, il tenore di vita messicano, che comunque i messicani non sono tutti non sono tutti così, insomma non sono la maggior parte non sono narcotrafficanti o comunque terroristi. Ovviamente poi insomma questa critica è venuta a placarsi, ringraziando appunto la stessa Janine Cummins, che ha tenuto a precisare: il mio è solamente un racconto di fantasia, non ho voluto calcare la mano oltremodo e non volevo offendere e discriminare nessuno. Comunque io vi consiglio assolutamente di ascoltare di leggere Il sale della terra, bellissimo libro, sicuramente non ve ne pentirete, anche perché Janine Cummins ha un modo di scrivere molto molto rilassante e allo stesso tempo veramente interessante. Ci ascoltiamo Esteban, quindi restiamo in tema col Messico, Esteban Campbell con All I Want. To make ourselves believe that time can stop our eyes. We're surrounded by the dark, the running brook that keeps us alive while the sun dies. Just want you to know. But with you, I'm feeling home. I'm shaking. Oh, I'm shaking. Drops things from above, and I smile alone. I just want you to know. I'm waking up alone, I'm shaking.